Volta questo pomeriggio nella sinagoga della comunità ebraica di Trieste la cerimonia di donazione dell'opera dell'artista messicano Manolo Cocho, una grande tela di 2 metri per 2 raffigurante l'ingresso di Birkenau Auschwitz. Manolo Cocho è nipote di una deportata triestina a Ravensbrück, unico lager di sterminio nazista per sole donne, dove venne segregata anche Ondina Peteani, prima statista partigiana d'Italia. La particolarità della vicenda consiste nel fatto che la nonna Nerina, arrestata nel dicembre del 1944, in gennaio scoprì di essere in attesa di un bimbo. Grazie ad una rete segreta di solidarietà riuscì a portare avanti la gestazione. Liberata, rientrò fortunatamente a Trieste a metà luglio del 1945, dove poco dopo nacque la bambina. Quella bambina, oggi matematica, membro dell'Accademia delle Scienze del Messico, collabora da anni con l'Università di Trieste ed è per l'appunto la madre di Manolo. Mi è stato chiesto dall'amico Gianni Petiani di esporre al Miela questo quadro e l'artista che è con noi poi ha fatto un passo ulteriore e ha pensato di donarlo alla comunità. È un quadro che ci fa venire un groppo allo stomaco, ma è anche giusto che questo quadro serva ad altri ragazzi come voi in futuro, in occasioni in cui si parlerà di memoria, per come monito. Quindi io passerei la parola un attimo a Gianni che ci racconta la storia e soprattutto la storia di vita, perché quando si parla di morte bisogna sempre guardare con un occhio di ottimismo a quello che poi si può fare. Questo quadro non parla di ebraismo, parla di anti-ebraismo, cioè parla di quello che è stato fatto agli ebrei, ma noi per fortuna ci siamo, ci saremo e l'ebraismo ha tante altre cose, quindi spero di vedervi in questa sede in altri momenti a parlare non di quello che abbiamo subito, ma di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo. Buongiorno, grazie. Numerosi, grazie alla comunità, al Rabbino che ci ha permesso questo momento. Il motivo di questo quadro è presto detto: l'Università di Trieste, il 21 gennaio scorso, ha realizzato la terza edizione di un convegno multidisciplinare, Convivere con Auschwitz. Il sottotitolo era I reticolati del nuovo millennio, che proprio si lega alla tematica affrontata adesso dall'assessore Grimm. Ossia le nuove disperazioni, le nuove ondate in fuga da guerra che stanno attraversando i nostri territori e l'Europa intera. Il motivo di questo quadro è sorto da un'iniziativa tra me e l'artista Manolo Cocho, che chiamerei qui. Perché motivo? Perché Manolo è nipote di una deportata a Ravensbrück. Ravensbrück è stato l'unico infame lager di sterminio nazista per sole donne. In questo lager finì sua nonna e anche mia madre. Sua nonna però ha una storia molto, molto particolare, rovente, che in una sintesi capirete subito è proprio il richiamo, la vita che supera il confine e l'aberrazione della morte, il riscatto della vita sulla morte proprio. Perché? Perché sua nonna Nerina, nel dicembre, quando viene arrestata a Trieste, scopre di essere incinta. Parte per questo con il carro bestiame, parte dal Silos di Trieste, arriva in questo luogo di desolazione, funesto, di morte assoluta, con questa cognizione, con la consapevolezza, l'aveva scoperto da pochi mesi, di essere incinta, di dover mantenere a tutti i costi questa vita e di farla crescere e progredire. Riesce a farlo con mille astuzie e strategie e principalmente anche con una forma di assoluto sostegno e condivisione da parte delle altre deportate che segretamente fanno in modo di dare parte della propria razione di cibo, al punto che le morienti, purtroppo ce n'erano tante, diedero razioni intere del proprio cibo, ormai prive di futuro, prive di certezza di oltrepassare quel cancello. E per cui sua madre riesce a portare avanti
nonostante quell'inferno di fuoco e di gelo che c'era fuori, questa piccola gravidanza. Rientra miracolosamente viva nel luglio del 1945 e in agosto nasce sua madre. Per cui, come dire, riferirsi a Manolo, chiedere a lui di fare una tela su Auschwitz, che fosse emblema e simbolo di questo nostro convegno, è stata una sequenza diretta. Manolo ha risposto con grande passione, e Manolo stesso ad avere una passione sua interna che lo porta a riscoprire con grande intensità le proprie radici triestine. La scelta di donarlo è da parte sua un encomio ovviamente alla comunità ebraica, in ragione del sacrificio immane che questo popolo ha subito nella sconfinata furia della Seconda Guerra Mondiale sotto il tallone nazifascista. Grazie. Io vorrei dire un paio di parole, vorrei aggiungere che Anche la mia nonna paterna è stata in un campo di concentramento tedesco, con mio padre piccolo di 3 anni, anche sono riusciti a scappare. Allora, in qualche maniera, nella mia ricerca personale di capire la mia propria storia, ritrovo questa storia assieme con tante altre storie. Penso che il fatto della memoria è una cosa molto importante per noi umani. Non solo dobbiamo e abbiamo la responsabilità di ricordare le cose buone, sino anche le cose brutte, perché la storia che si riesce a ricordare attraverso la memoria è capire la propria identità. E la propria identità non solo è quello che siamo adesso come individui, non per troviamo in un tempo dove il culto all'individuo è molto forte, sino che anche si capisce tutto quello che si trova dietro, e soltanto così possiamo capire cosa vogliamo e cosa possiamo cercare di creare e di fare per il futuro. Per riuscire a creare la memoria ci sono tante maniere, per esempio parlare come stiamo parlando adesso, anche scrivere, anche si può fare un'opera di teatro. Nel mio caso, per il mio mestiere, ho cercato di creare una pittura. La pittura è anche una maniera di comunicazione. Ho preso questo simbolo, che è un simbolo abusivamente potente. Oggi per oggi io penso che è il simbolo con la carica più forte di brutalità umana. Probabilmente in un passato più lontano anche sono accadute tante cose terribili, ma nella nostra società contemporanea proprio questo simbolo è una capacità di riflettere, di non dimenticarlo. È una cosa che, anche se fa male, diventa una specie di benzina, di energia di più, che deve trasformarsi, che è la nostra responsabilità trasformarla. Per creare un futuro, per capire chi siamo e chi saremo. Molte grazie. Potete un ragazzo e una ragazza scoprire il cielo? Per la Shoah e abbiamo già visto questo quadro.
E volevo farle i complimenti perché io ci ho messo un po' per capire che era un quadro. Pensavo fosse la prima impatto. Forse anche per le luci, però è veramente bellissimo. È un quadro espressionista. Il quadro dice tutto. Non ci sono morti, non c'è tortura, non c'è sangue, non c'è... È soltanto il simbolo. E questo simbolo crea un effetto per un'immagine che ha già girato, che abbiamo già visto, che sappiamo cosa vuol dire, no? Anche più in là di quello che vuol dire, la pittura lavora anche con altri aspetti, altre parti di quello che si sente, di quello che si pensa, molte cose. Sono molto contento di poter donare questo quadro, perché anche è una responsabilità accettarlo, no? Non è qualsiasi quadro. Grazie. Grazie tanto. Allora, adesso il conto che a me. Che è un luogo soprattutto molto importante per questa città, e lo dico con piena consapevolezza in quanto assessore comunale di questa città, perché davvero la comunità ebraica ci ha aiutato a costruire una città florida, una città che era uno dei porti più importanti d'Europa. E il simbolo dell'importanza che questa comunità aveva è proprio questa sinagoga, che è una delle più importanti. Più grandi d'Europa. Esatto. E non è un caso che ai primi del Novecento c'era una comunità molto numerosa che riuscì a donare alla città e a dotarsi di una sinagoga di tale bellezza e di tale dimensione. Ma come ho già avuto modo di ricordarvi, però lo dobbiamo proprio sempre ricordare come cittadini di queste terre, nel 1938, se guardate i filmati, una piazza Unità stracolma applaudiva con grande convinzione, pare, la proclamazione delle leggi razziali che Benito Mussolini venne a fare in questa città. E secondo me questa è veramente un segno, un'onda che purtroppo portiamo sulle nostre spalle come concittadini di Trieste, e quindi fare memoria vuol dire anche ricordare quel momento storico e tutto quello che è successo, perché guardate, i regimi nazifascisti non poterono fare quel dolore, quelle aberrazioni che fecero senza anche l'aiuto più o meno consapevole, il silenzio più o meno consapevole di tanti cittadini e cittadine che silenziosamente lasciarono che cittadini e cittadine come noi, bambini, bambine, donne, uomini, venissero deportati e condannati a morte. Quindi in questo senso è un richiamo a, come dire, essere cittadini migliori di quanto siamo riusciti a essere noi, di essere sentinelle, in grado di fermare in qualsiasi momento voi abbiate la sensazione nel presente o nel futuro questo possa nuovamente accadere. Questo credo che è il più grande tentativo che facciamo come amministrazione in punta di piedi, lo facciamo insieme alla comunità ebraica, che ringrazio perché tutte le volte in cui la comunità comunque si apre alla città è veramente tanto importante per noi e per la comunità. Io questo l'ho imparato da Andrea Mariani, che è stato assessore al comune, anche questa è stata una scelta di cui dobbiamo andare orgogliosi, per un periodo non lunghissimo, ma che ci ha permesso di costruire questa relazione, e quindi veramente siamo onorati noi di interpretare anche i pensieri dei ragazzi e delle ragazze di essere qui. E venerdì poi partirete per Cracovia, e veramente ha ragione il rabbino, veramente dobbiamo leggerlo come un viaggio nei percorsi di vita e purtroppo anche di dolore e di morte di tante persone, e portare indietro con noi i loro visi, i loro nomi. Questo è un modo per rendere onore a quelle persone che non ci sono più, di modo tale che poi questi ricordi ci aiutino però tutti i giorni a essere migliori. Ci sono anche però bellissime storie di forza, di vita, di futuro e di speranza. Non anticipo altro rispetto al quadro e alla famiglia, che comunque è protagonista poi alla fine di questo quadro. Ci sono stati anche tanti giusti
a Cracovia, poi ne parleremo di uno in particolare che è diventato famoso perché c'è stato poi un film, Oscar Schindler, ma davvero si può anche essere giusti tutti i giorni della propria vita scegliendo sempre, come diceva il rabbino, la persona, il rispetto assoluto della persona umana, chiunque abbiamo davanti. Io vi lascio perché devo tornare alla giunta comunale, mi dispiace ma oggi devo tornare al mio lavoro e veramente buon pomeriggio in questo luogo così importante. Grazie.